Pier Calulu. O meglio, Pier Casey Romel Calulu Chiatengua. La Juventus ha finito di comprare difensore. Abbiamo completato la difesa. Per chi in questo momento stesse ridendo, la Juventus ha comprato un titolare. E forse non l'avete nemmeno ancora capito. Quello che attualmente al Milan, anche se ci sarebbe da dirlo meglio, è la riserva della riserva della riserva della riserva, sia da difensore centrale che da terzino destro, va alla Juventus. Per una cifra che manco più mi interessa, perché tanto vi stavamo pensando ai Calafiori, ai Todibo, che poi prendi Pier Calulu. E io voglio... voglio pensare che Thiago Motta davvero sia diventato uno yes man all'Allegri e che gli vada bene tutto, perché alla fine Giuntoli è quello che abbiamo descritto nel mese di giugno, il mago, il profeta, lo chef. Nel mercato bisogna sapere esultare, piangere il giusto, però che voto date a questa operazione tra prestito, obbligo, diritto di riscatto, quello che saranno le cifre che si aggirano intorno ai 20 milioni per un affare che Giuntoli porta a casa nel momento in cui Emerson Royal diventa il giocatore che si scambierà con Calabria e nel momento in cui il Milan lì in mezzo ha ormai chiaro Pavlovic, Tomori, Ciao e Gabbia. Quindi Calulu è di troppo, perché poi a sinistra di che stiamo parlando? Al di là di Florenzi, Teo Hernandez, volendo Jimenez, proprio come ha detto Ibra, che crea il mondo in 7 giorni e presumo questo sia il quinto, perché per molti milanisti, alcuni, è una beffa, per altri è comunque un aver guadagnato su un giocatore che, beh, era diventato marginale nel progetto, anche se soltanto 2 anni fa dominava in quel Milan uno scudetto. E poi che altro dire? Sì, un giocatore che veniva l'anno scorso da una lesione... fammi leggere che l'ho scritto anche, una lesione al legamento collaterale del ginocchio che gli ha fatto giocare 9 partite tutto l'anno. Anche se ovviamente nelle scorse 2, visto che è un classe 2000, quindi insomma, amico, prima di arrivare a essere un giocatore clinicamente rotto, facciamolo giocare, l'aveva sempre disputate le sue partite. Quando dico che è un giocatore titolare in questa Juventus, e anche molti milanisti però, quelli scontenti, ti vengono a dire tu Juventino, è inutile che ti lamenti che giocavi titolare con Gatti e gli altri membri del tuo centrocampo ad oggi sono Rui e Savona, promossi ufficialmente in prima squadra. La Juventus ha finito la difesa. A sinistra Cambiaso, riserva Rui. Al centro Cabal, Bremer, Gatti, Danilo. A destra Calulu e Savona. C'è chi vuole pensare che già lo rimanga, no? Ha chiesto la cessione. Giocatore preso per fan dispetto all'Inter. Già via dalla Juventus, non ne vuole sapere neanche del prestito. Si sente preso in giro. Huijsen dato via e non ci torniamo più sopra. Il discorso della plusvalenza, la Juventus ormai su lei, vabbè, tralasciamo. Rugani ovunque vada, Arabia, Ajax, ormai neanche più lo teniamo in considerazione. Eppure, in una difesa dove abbiamo tra Danilo e Cabal due centrali che all'occorrenza possono fare i terzini, che potevano anche ritenere un pochino più marginali Rui e Savona, senza dargli un ruolo quasi da panchinari subito di primissimo livello nella Juventus, dove il titolare sarebbe Calulu, uno che l'anno scorso non ha neanche fatto per una partita titolare al Milan quasi, perché è sempre stato alle prese con degli infortuni, quindi che Dio ce la mandi buone senza le mutande. Gli altri sono Facundo, Gonzalez, Muaremovic, Livano, Comenensi e Vestiglio. Cioè capisci che Calulu in questa Juventus c'è poco da ridere, fa il titolare. Quindi domani io che farò l'asta del fantacalcio o tu che la fai stasera, cioè pensalo un po' come ti pare, nel listone c'è Calulu. Io non so a uno probabilmente a quanto considero della Juve, ma considero titolare. Vuoi fare un investimento, vuoi prenderlo a poco, perché in questo momento tra il casino di chi crede che non sia buono e chi invece lo puoi prendere a poco, provaci, fallo. Io ti dico solo questo: Calulu ad oggi in questa Juve, se le cose rimangono così, è titolare, perché io Danilo e Bremer li vedo come centrali di difesa. Cioè non posso pensare che Cabal e Gatti siano dei titolari in questa Juventus, perché ora va bene, il piano è stato quello di fare all-in societario, economico, finanziario, anche logistico, perché anche andando fuori i tempi, perché siamo al 12 d'agosto, ormai siamo alla fine del mercato, tu hai fatto tutto questo per avere Kop Meiners,
tutto, cioè tutto quello che la Juventus oggi si ritrova in rosa tra scelte, cessioni, acquisti, è tutto in sua proiezione, in sua visione, l'obiettivo finale è quello e quello pregiudica il resto. Quindi ormai facciamocene una ragione. Probabilmente a Giuntoli gli hanno detto: guarda, Thiago Motta è uno che le difese le fa trasformare, guarda l'anno scorso come ha lavorato Poch, Beukema, Lucumi, Calafiori e Christiansen, che veniva uno, non lo so, probabilmente dalle Dolomiti, l'altro dalla Colombia dai narcotrafficanti, l'altro veniva, con tutto rispetto, dalle steppi olandesi, l'altro insomma era uno che aveva soltanto i capelli di Vigo, Calafiori, e l'altro veniva da una squadra che è retrocessa, no? Se non erro, cos'era? Leicester, quella squadra lì dove veniva il terzino? O mi sto confondendo con quello della Roma? Gli avranno detto così. Cosa ne penso io personalmente? Beh, guarda, un giocatore giovane, 2000, un giocatore che ha più esperienza sicuramente di Todibo e di Calafiori. Serie A, anche se Calafiori, meno male, l'hanno detto, ce l'aveva fatto, quindi stronzata. Calafiori, prezzo eccessivamente alto. Ai tempi disse che era giusto non provare a rialzare assolutamente niente sul ragazzo. Beh, sì, giusto dirlo. È giusto anche ora ricordarlo. Giusto anche dire che Todibo alla fine, per 40 milioni più la percentuale della rivendita che spetterà al Nizza, è una cifra particolarmente eccessiva per un difensore che alla fine poi non è neanche il titolare nella prima squadra francese nazionale. Al massimo può essere uno che in futuro ci potrebbe diventare. Comunque, cifra importante che non puoi permettertela di spendere in relazione al tuo obiettivo, l'esterno destro, l'esterno sinistro, comunque esterni da prendere, o un singolo esterno più centrocampista. Quindi in difesa vai al risparmio, sperando davvero che i tuoi tre capisaldi, Danilo, Bremer e Cambiaso, stegliano sempre bene, non si stecchino mai, perché qui basta veramente un soffio di vento e sei improvvisamente nel buio. Coraggiosa la scelta di far rendere Savone e Ruide i giocatori di prima squadra. Savone l'abbiamo visto in queste amichevoli, quel poco che si poteva raccogliere, ma anche quello che ne parlano per la next gen, ragazzo con tanta personalità che può prendersi la Juventus subito facendo questo salto. C'è da dire che nel caso la Juventus non gli avesse permesso di fare questo salto, qualcuno avrebbe detto che la Juve non dà mai chance ai giovani. Sono d'accordo, qui però diventa un reparto un po' complicato, dove non è che tu arrivi per fare il quinto di centrale di difesa, il terzo terzino destro, il terzo terzino sinistro, quindi quello che va a aggiungersi a una lista di difensori, diciamo, ben integrati. Se io ti faccio il paragone con la difesa dell'Inter, tu mi vieni a parlare di quello che ad oggi può essere, oltre ai vari Darmian, Pavard, Bissek, Dumfries, Acerbi, De Vrij, Bastoni, sono 7 per 4 ruoli di questo tipo qua. Non ti ho nominato Di Marco e Carlos Augusto perché ne voglio prendere solo 4, siccome la Juve ha una difesa a 4, l'Inter ce l'ha a 5, l'ho provato a fare un pochino così. Questi sono i nomi dell'Inter, questi sono i nomi della Juve. Io domani c'ho da fare il video della mia classifica finale del Serie A. Cioè, capisci che devo calmarmi un attimo e devo fare un attimino anche due teorie, due conti e confrontare un po' tutte le rose su chi in questo momento c'ha dei problemi ancora di mercato da risolvere. Chi ha troppi giocatori, De Rossi l'ha detto, chi invece ancora deve completare qualche reparto, se per me c'è questa possibilità che mia ce la possa fare con questi milioni di andare a prendere un giocatore di cui ha tantissimo bisogno, che è Fofana lì nel mezzo, e adesso questo carico della Juventus, magari non tutto diretto, non tutto cash, perché sennò sarebbe per noi davvero anche un po' un suicidio, che poi comincerebbe a diventare eccessivo pensare che se prendi tutto adesso Kalulu poi riesci a prendere gli altri giocatori con quelle formule dove l'Atalanta manco i 50 più 5 di bonus l'hanno accontentata, nonostante siano già corsi ai ripari comprando 2000 giocatori, tanto che ora si sono resi conto: oddio, aspetta, non è che ne stiamo a pigliare troppi, fammene pigliare il giusto numero, perché ad oggi l'Atalanta ha comprato tanto e venduto poco, sarà un casino anche lì all'asta capire. E insomma, questa squadra, poi ci metti nel contorno ovviamente anche il Napoli senza le coppe, lì il discorso della difesa è un po' diverso, Mazzocchi, Di Lorenzo, hai Rachmani, hai Rafa Marin, hai Buongiorno, forse ancora Juan Jesus vendendo Østigard, forse lì il numero però è coerente con il numero di competizioni. Qui stiamo un po', secondo me, rischiando, stiamo grattando il bordo e stiamo, secondo me, in una situazione molto pericolosa. Cioè, io spero davvero che
Kalulu non abbia un raffreddore. Kalulu non è un giocatore in questo momento clinicamente che ti può offrire quella garanzia lì. È un po' la via di mezzo tra l'occasione da sfruttare, ovvero il giocatore che bene o male fino a 2 anni fa valeva molto di più di quello che vale adesso. Provo a investirci e vediamo se funziona il discorso. Questo è un giocatore che poi, se lo rimetti sul binario giusto, potrebbe già riessere un giocatore che supera il valore di mercato attuale a cui lo prendi. Ha 24 anni, è un giocatore duttile, terzino destro, difensore centrale. Quindi tu credi che possa ridiventare in quel momento, in questo momento, un giocatore di quel tipo? Il problema è che, capito, no? Un giocatore che nel Milan non è mai stato abituato a essere ritenuto un titolare, perché nell'anno dello scudetto Kalulu sì faceva il terzino destro, ma c'era sempre Calabria, sì c'era sempre Tomori, ma comunque a suo fianco ci giocava più spesso Kier, quando c'era all'inizio Romagnoli, che arrivò lui dall'inizio, poi comunque l'anno scorso gli infortuni, qualche volta ha giocato, ma mai sempre per più di 2 mesi di fila da titolare. Quindi si ritrova dal nulla a occupare una posizione dove dovrà riesce abituato a essere considerato un giocatore di quel tipo lì. In realtà le presenze ce le ha tante, però Kalulu spesso è un giocatore che entrava dalla panchina, cioè non è un giocatore che poi lo vedevi sempre spesso partì. Insomma, tanti punti di domanda, tante cose un po' lasciate a caso. Ti do un giocatore per fan, capito, no? Due ruoli, così almeno tu c'hai la possibilità. Sì, però capisci che Kalulu e Cabal, no? In questa somma di possibilità, dove un giorno Bremer dovrà riposare, c'è il rischio che per una partita possano giocare insieme, no? Kalulu, Cabal da centrali di difesa, con Cambiaso a destra e Rui a sinistra. Cioè, in questa combinazione di 8 teste... è facile pensare che se tu per un giorno perdi Bremer, mamma mia cosa può venire fuori. È un po' un incastro pericoloso, dove davvero io voglio credere che Thiago Motta davvero sia un allenatore che, come tra i tanti pregi io continuo a dire che era uno di quelli che la sua bravura l'aveva dimostrata, dove dal nulla riuscì a tirar fuori tanto, quindi non ci doveva essere necessariamente bisogno di tirar fuori tutti questi acquisti per far vedere di che pasta fosse realmente fatto Thiago Motta, sul quale ci abbiamo creduto da prima che finisse la scorsa stagione, tanto per far arrivare Allegri a quella reazione dove già sapeva del suo esonero, della sua fine, dell'allenatore che l'avrebbe successo in tutto e per tutto. Boh, ragazzi, presto nuovi video, nuove ufficialità. Io medito se davvero pigliare la Fanta, che qui si so, su sto clima un po' di stranezze, a uno un titolare della Juve nella difesa da modificatore di Thiago Motta, che l'anno scorso non ha mai deluso. Giocatore anche abile, no? Nella pressione in avanti, molto veloce, quindi un giocatore che in realtà servirebbe anche per caratteristiche alla Juve, dove, cioè, se guardiamo quel fondamentale, non è che siamo eccellenti e brillanti. Chi è così veloce in difesa nella Juve se guardiamo il nostro parco difensori? Weah è un esterno, basta ritenerlo un terzino improvvisato. Alle volte lo potrebbe ricoprire come ruolo, sì, però solo se arrivino 2 esterni. Ora che arrivino 2 esterni, con tutte le richieste, comunque il Milan alla prima offerta non ha accettato quella di 3 di prestito oneroso, 14 di diritto di riscatto, più 3 di bonus, insomma, hanno dovuto alzare le pretese la Juventus, però appunto capisci che a quel punto, cioè, è da capire. Weah io non lo reputo un terzino per quello che ci ha fatto vedere in questa amichevole e per quello che poi la Juve ha deciso di fare con Chiesa e Sulè. Quindi ragazzi, questo è, io non vedo l'ora che inizi, perché non vedo l'ora che tutti sti dubbi diventino o delle conferme o delle smentite, dove alla fine erano solo paure fondate. Kalulu oggi è un grosso rischio che non so se questa rosa della Juve se lo possa permettere. È un giocatore che forse un altro tipo di rosa o di squadra lo poteva prendere, ma la Juventus ad oggi in un ruolo così delicato, in un momento del genere, vabbè, ci avranno incalulati, non si può dire il resto, perché insomma dai. Vabbè, numero 20, no, ce l'ha Miretti, che gli diamo? Non so, bisognerebbe capire che cosa prendeva prima. Un altro francese, si creano i gruppettini, tanto non sta mai soli. Il ruolo di terzino destro francese, Lilian Thuram, dai, Lilian Thuram, ce l'ha la progressione. Fece un tiro in una Juventus-Milan nella terza partita di Allegri 2021-22, clamoroso. Buon piede per mettere cross, lui è un terzino, eh. Lui è un terzino, è molto più da terzino che da centrale. Effettivamente di terzini noi destri puri ad oggi non ce l'avevamo nessuno, perché Danilo non lo è, bisogna avere anche l'età per fare quel ruolo. Quindi il giocatore serviva, è la storia ed è anche la sua natura che ti porta un po' a dire speriamo bene.